Sì, ho il cappuccio, sembro uno spacciatore. In ogni caso, nell'ultimo episodio abbiamo battuto Norman, nostro padre, il quinto capo palestra. Però, dopo il quarto capo palestra, Fiammetta, voi vi ricordate che Vera ci ha fatto un bel dono, ossia gli occhialoni che ci permettono di andare al deserto di sopra, cioè sopra Ciclamipoli, che abbiamo incontrato, ma vi ho fatto vedere che non potevamo entrarci perché appunto c'era la tempesta di sabbia. Se ci entravamo senza gli occhialoni, morivamo, diventavamo ciechi e via dicendo. In ogni caso, aggiornamento team. E Kirlia lo farò evolvere nella prossima serie di registrazioni. Cioè, farò 3 episodi, poi mi fermerò, farò in modo di prendere la pietra, lo farò, e poi la conserverò per l'episodio successivo per farlo evolvere. Intanto cerchiamo di allenare un po' Roselia, perché dobbiamo portarlo almeno a livello 25, prima di poterlo utilizzare. Spaccaroccia l'ho insegnato a Metang. Perché abbiamo levato Breloom e non avevamo più nessuno con Spaccaroccia. Non l'ho insegnato a Blaziken, sia con Baskan, semplicemente perché su di lui voglio Stramontante. In ogni caso, portiamo il ricerca strumenti, che è sempre bene avere. E noi ci mettiamo gli occhialoni e possiamo entrare qui dentro. Se vedete questa sabbia un po' più scura, bene, è lì che dovrebbero apparire i Pokémon selvatici. Ho sentito un rumorino in sottofondo. Vuol dire che è vicino a noi un bel Pokémon con mosse particolari. Allora, vediamo un po'. Avviciniamoci con cautela a questo Pokémon nascosto, che è un Baltoi. Ah, con il ricerca strumenti non si può avvicinarsi di soppiatto. E tra l'altro abbiamo un bel Shradishu, che è il primo incontro di questo percorso, che è a livello 21, quindi onestamente non è tanto male per far allenare un po' Roselia, dato che è a livello 19. Quindi se tutti i Pokémon di questo percorso sono a questo livello, possiamo tranquillamente arrivare a allenare Roselia. E io avevo attivato il codice di esperienza appunto per allenarlo un po', ma direi che lo possiamo disattivare tranquillamente, così non overlivelliamo più del necessario tutti gli altri Pokémon. Perfetto. E ci leviamo gli occhialoni, perché con gli occhialoni non possiamo avvicinarci lentamente ai Pokémon. Quindi, caro mio, eccolo. Ehi, con quegli occhialoni, quante arti dai? Che credi essere un supereroe? No, io ho bisogno degli occhialoni, mentre tu no, a quanto pare sono sfigato. E ho bisogno degli occhialoni per andare dove tutti vanno senza occhialoni. Va bene, questo però potrebbe essere un po' overlivellato, livello 25, ma no, 26. Però se lo buttiamo giù con un mega assorbimento ci prenderemo tanta esperienza. Quel taglio furia quanti danni fa, però noi te ne facciamo di più con un mega assorbimento? No, non te ne facciamo di più con un mega assorbimento. Beh, dovremmo sostituirlo un po' per prendere un po' di esperienza, però riflettendoci, se continua a fare taglio furia non dovrebbe essere un problema. No, va di fossa. Il che ci consente uno switch gratuito su Swallow. Allora, sì, una switch gratuita su Swellow. Allora, intanto che ci alleniamo un po' con questi allenatori, vi parlo un po' di quello che sta succedendo e che succederà tra poco sul canale. Come avete visto, la serie, su questa serie che doveva andare in onda, una volta al giorno, sta avendo dei piccoli buchi perché non riesco a mandarla in onda tutti i giorni, a caricarla tutti i giorni. Il perché di questa cosa è molto semplice. Sono molto impegnato con la scuola in questo periodo e sto costruendo un team. Sto costruendo veramente 3 team. Semplicemente tra una settimana, circa verso il 21, inizieranno le vacanze. E quando iniziano le vacanze avrò molto più tempo per registrare. E inoltre rimarrò da solo in casa, perché io adesso ho problemi di registrazione perché non trovo mai un momento libero per registrare senza cani di Siri di sottofondo. In quel momento sarò da solo a casa per 2 settimane, quindi se non ci sono obbligazioni, quindi avrò tempo per registrare quando voglio, perché mi metterò meno un'oretta al giorno a registrare, cosa che non posso fare in questo periodo, anche per colpa della scuola. Quindi mi metterò a registrare e vorrei aver pronto un paio di team per fare delle wifi. Tuttavia non voglio avere tre team onerose, voglio avere 3 team particolari. E non ho fatto soltanto uno per adesso, sì, soltanto uno. E ho fatto e brandato, ovviamente mi serve ancora trovare le mega pietre su questo gioco. E ovviamente anche il mega cerchio, perché sì, inizierò le wifi prima di finire la serie, mi trasferirò gli strumenti necessari e le mega pietre, vedrò se riuscirò a trovarle o se dovrò chiamare qualche anima pia per farmele trovare, diciamo. Intanto qualche pozione, sì, sempre della vita.
Quindi sì, inizieranno le wifi, chiederò, metterò un video probabilmente per avvisarvi quando inizierà la nuova serie di wifi e chiamerò, farò delle chiamate sulla pagina Facebook per trovare gente per lottare. Quindi se mettete un like alla pagina Facebook, che trovate sempre in descrizione, rimanete più aggiornati e avete più possibilità di lottare contro di me. Quindi queste tre team come saranno? Intanto ne ho fatto uno che è a tier miste, ossia metà overused e metà underused, che sarà per lotte un po' più leggere. Quindi se volete chiedermi una lotta leggera, diciamo, vi rendete conto di essere troppo forti, e mi potete tranquillamente sfidare e io userò il mio team da... Eccolo là, che usa ancora Fossa. Però non so se mi butta KO in un colpo con Fossa. Penso di no. In ogni caso vado di Parsisema. Quindi avrò questo team per sfidare chi vuole fare una lotta normale, no, mi butto giù in un colpo, senza necessità di portarci dietro bestia overused, sempre le solite cose. Quindi avrò un altro team che sarà un po' più serio e poi avrò l'overused pesante, che, su cui sto lavorando adesso. Quindi di sicuro penso che avrò l'overused pesante e quello più leggero. Perciò quando mi sfiderete, vi rendete conto, potrete sfidarmi con varie tier, diciamo. Mi dite, facciamo una lotta un po' più leggera e porterò quello di cui vi ho parlato. Facciamo una lotta seria e porterò l'overset pesante. Ovviamente ci vuole un po' di onestà da parte vostra, diciamo. Quindi se mi dite facciamo una lotta leggera, poi non mi portate Metagross, Slowbro, Mega Slowbro, Mega Metagross, io chiudo là perché non è possibile. Se volete fare una lotta con tutti quei bestioni, potete tranquillamente chiedere un overset pesante, sempre se riesco a finire il team. Dato che non è facile, i team con cui lotterò, cioè, caricherò molte lotte in cui perdo probabilmente, semplicemente perché le perdo. Perché io ho varie fasi di costruzione di team, cioè io Mist lo potete vedere in alfa, ossia, vabbè, come i giochi, alfa, beta e versione finale. Alfa è mentre sto ancora scoprendo il metagame, cioè nel primo mesetto. Poi la beta quando si inizia a costruire il team, quando ci sono già i membri, quando ci sono già le mosse, che è già la versione di Mist un po' più seria, e poi la cosa finale con tutte le Ave spread particolari, vi dicendo. Radi fossile. Allora, questi sono due fossili che prima si trovavano nella struttura, che prendendone una crollava la struttura e quindi non potevi prendere l'altro. Quindi in questo gioco si trovano semplicemente qui, non c'è nessuna struttura ed è anche forse un po' meglio, forse un po' peggio, perché la struttura era abbastanza misteriosa, era bella, però appariva soltanto in determinati momenti, quindi adesso almeno qui si possono prendere quando si vogliono. E voi mi avete detto che volete cradili, quindi prendo il radifossile e l'altro sprofonda nella sabbia, anche se non ho capito perché non potevi prenderli tutti e due. Eccolo là, sprofonda nella sabbia. Si sente il suono. E quindi abbiamo preso il fossile per cui eravamo qui principalmente. Però andiamo un po' giù perché dobbiamo vedere un'altra cosa. E intanto io ho perso il filo del discorso. Ho bisogno di un allenatore da sfidare per ricordarmi quel che stavo dicendo. Vabbè, anche un Pokémon va bene. Stiamo parlando del team. Un Cacnea. Che è di tipo erba. Questa tempesta di sabbia è fastidiosissima. Io andrei di crescita e poi inizierei a fare veleno spina, giusto per buttarlo giù. Voglio vedere quanto faccio un veleno spina, anche se ha una potenza infima. Allora sì, no, mi sono dimenticato completamente quello di cui stavo parlando. Forse avevo finito il discorso, non lo so. In ogni caso andiamo un po' avanti. Questo Cacnea che si evolve in Cacturn. Cacturn è un Pokémon che in Never Used, a quanto vedo, fa la sua sporca figura, perché è forte, con inseguimento, sbigo attacco, e niente. E questa Ion Green potrebbe avere seri problemi se non buttiamo giù il Cacnea nel prossimo turno. Insomma sì, sto bollendo tre team, mi ripeterò un poco perché questo è l'argomento del video, andare nel deserto mentre si parlano dei team. Sto cercando principalmente di portare soprattutto nuove mega evoluzioni, principalmente nei due team un po' più leggeri. Ovviamente se devo fare una velocità pesante cercherò di distaccarmi comunque da Mega Medicham, che è stata la mia mega prediletta fino a questo momento. Però cos'è quello? Sarà la nostra mega prediletta. No, è scappato. È scappato due volte. Un altro allenatore. Cercherò di mettermi sulle nuove mega. Non vi faccio spoiler,
Perché poi non so quanto sia bello lottare contro qualcuno di cui si sanno già le mega. Però vorrei provare quelli che mi interessano, ve li posso dire. Mi interessano abbastanza Mega Beedrill, Mega Pidgeot, Mega Altaria, Mega Sableye, Mega Diancie, Mega Gallade, molto interessante, Mega Slowbro anche. Un po' tutti onestamente. Beh, questo è un Cacnea, ma non voglio affrontarlo con questo Pokémon. Possiamo mandare tranquillamente Scilla, sperando ci faccia un parassitismo come quello selvatico. Perché si fa danni da solo per l'abilità Melma di Scilla. No, va di Rivincita, che ha potenza raddoppiata, dato che siamo... Cioè, siamo... Abbiamo sostituito. Ha una potenza raddoppiata se l'avversario attacca per primo o se sostituisce. La potenza di acido bomba, signori. La potenza. Allora, però ci danno non troppi punti esperienza, ma abbastanza per far salire di livello Ion. Questa zona è una zona che mi è sempre piaciuta, perché la tempesta di sabbia è abbastanza intrigante come zona. Mi piace quando si cambia ambientazione. E qui sotto cosa c'è? C'è una struttura particolare di cui non vi dico niente, ma andremo a vedere più là nei video, diciamo. Trapinch, che potrebbe diventare un membro della squadra. Ditemelo voi, io in ogni caso provo a catturarlo. Se resisti con la mia solita politica, se resisti ti prendo, altrimenti no, ma resisti. Sono contento. Flygon è un Pokémon... Cioè, sembra forte, ma ha delle statistiche che non sono eccessivamente, diciamo, esagerate. Perché ha un base 100 di attacco, mi pare, base 100 di velocità. Però con una benda scelta, con una Choice Scarf, ha un move abbastanza ampio, quindi può essere sempre usato. Allora, il soprannome di questo Flygon... Qualcosa di serio. Flygon è ispirato alle... Libellule, penso. Sì, perché vedete gli occhi, le ali, soprattutto passa da Vibrava. Quindi, non lo so, non gli do un soprannome. In caso se volete vederlo in squadra, ditelo. Se volete dargli un soprannome, ditelo. Ecco qua. Cosa ci sarà mai qua dentro? Boh, niente spoiler. Amico mio, vuoi fare qualche lotta? Mi piace la ricerca di antiche rovine da 30 anni. Ormai sono così abituato alle tempeste di sabbia che non ho neanche bisogno di quegli occhialoni. Pensi di essere all'altezza della mia immensa esperienza? Onestamente, penso di essere all'altezza. Parte la sfida dello scopri rovina. Che, avendo due Pokémon, spero siano un po' più bassi di livello, così li possiamo buttare giù con Roselia e allenarci un poco. Tra l'altro, anche Roselia la dovremmo far salire di livello con una pietra da super allenamento virtuale. E so che avevo detto che avrei fatto un video sul super allenamento virtuale, ma il fatto che ho iniziato a registrarlo l'ho cestinato semplicemente perché è troppo monotono, troppo noioso, mi annoiava registrarlo, figurati voi a guardarlo, quindi non ci sarà un video. In ogni caso, se volete, ditelo, farò un episodio a parte con i super allenamenti virtuali di alto livello in cui spiego un po' cosa si ottiene, dove si ottiene, se vale la pena arrivarci. Ovviamente vale la pena arrivarci perché si prendono tutte le pietre. Ci danno una modesta quantità di punti esperienza. Vorrei tanto avere una... come si chiama? Fortunuovo. Però sarebbe un po' troppo facile poi col Fortunuovo non usare fossa. Tre d'artigli! La mossa che mi piaceva tanto su Zangoss, che però meglio ritorno. Tre d'artigli ha un 70 passi di potenza e un 50% di possibilità di diminuire la difesa avversaria. Però Roselia sta iniziando ad avere problemi contro questo Sandlash. Sandlash è un Pokémon che non ci crederete quanto è veloce come Pokémon. Andate a guardarlo, è molto veloce, non ve lo aspettate. Non ve lo aspettate quanto è veloce. Infatti io la prima volta che lo trovai in competitivo rimasi sorpreso di come ospitasse molti miei Pokémon. Metang è quasi salito di livello. Come vedete, gli ho dato spaccarocce. E direi che un Kozza da Zen. Eccolo là. Un Kozza da Zen sarebbe di riguardo, dato che Metal Testata mi pare. No, non la resiste Metal Testata, però vabbè. Ormai abbiamo usato Kozza da Zen. Quanta difesa. Però un Fossa posso tranquillamente sbucciare su Swellow. Ah, un'altra cosa. Già che ci sono, e dato che questo video lo caricherò domani, se... dato che ho detto che devo fare un team leggero, un team intermedio e un team pesante, per il team intermedio, se volete decidere voi la mega, tranquillamente. Ovviamente se non mi piace non la uso, ma se avete preferenze io vorrei farlo su tante mega, vorrei provare tante mega, vorrei provare Slowbro, Sableye. Se volete sceglierlo voi, cioè consigliarlo voi, perché alla fine lo scelgo sempre io,
E io salgo a livello 22. Melo d'erba, quella che addormenta con 55 di precisione. No, diciamo di no. Metang sale a livello 32. Non vedo l'ora che si evolva in Metagross. E tra l'altro sta iniziando il periodo degli spoiler pesanti, perché io inizio a vedere spoiler su Facebook, anche per, se, nella mia politica anti-spoiler, ma mi rendo conto che sono passate più di 2 settimane, quasi 3, quindi non posso lamentarmi più di tanto. Siamo anche arrivati all'episodio quasi 20 della serie. Tu che ci fai qua? Lo so, muori dalla voglia di dirmi quanto ti piacciono i miei occhiali, vero? Visera antisabbia, grazie. Visera antisabbia è una mossa molto interessante, uno strumento abbastanza interessante anche per il VGC. Volete sapere che fa? Ve lo dico tranquillamente, prima usiamo un super levellente. Visera antisabbia è uno strumento che si dà a un Pokémon, che lo rende immune dai danni residui e dalle mosse a spora. Allora, con danni residui si intendono quelli della tempesta di sabbia, quelli della grandine, ed è immune anche alle mosse come spora, per esempio. È immune a spora, è una bella cosa in VGC, soprattutto essere immune a quelle maledettissime spore di Amungus. No, non voglio usare un altro repellente, ormai siamo andati dove ci interessava. Come hai fatto ad arrivare in qui? Hai usato un potere misterioso come me? Una bici da corsa, dici? Niente poteri misteriosi? Forse dovrei provare anch'io. Prova, non te lo chiede nessuno. Qui sopra ci dovrebbe essere qualcosa di interessante? Spero, non mi ricordo onestamente, no. Soltanto luoghi per le basi segrete. Quindi direi che possiamo tranquillamente tornare a Ciclamipoli dove ho preso il fossile. Lo andremo a risvegliare non adesso. Quando ci troveremo a passare da Pietrofoglia, mi pare. Non mi ricordo come si chiama, ok, lo ammetto. Lo, diciamo, useremo e ci prenderemo Cladini. Fino a quel momento non mi va di fare tutta la strada indietro soltanto per svegliarlo, soprattutto adesso che non lo userei. E tra l'altro, se più là nella serie volete che sostituisca Roselia con il Cradily, ditelo, giusto per variare un po' di squadra, è sempre una cosa che voglio fare. Non è un problema, molti si preoccupavano, casomai è un problema farlo se ti dà fastidio. Dico no, non c'è problema onestamente. E possiamo andare ad allenarci un altro po', perché qui a destra dovrebbe esserci un piccolo percorso di allenamento, percorso 118, e poi possiamo usare Surf verso la libertà. Quindi alleniamoci un po' e poi andiamo verso la libertà nel prossimo episodio, senza problemi. E io ho qui la mia bottiglietta d'acqua, come al solito. Però dovrebbe avere Pokémon un po' più forti. Allora, lei manda in campo Oddish. Che livello sarà? Spero attorno al 30, perché così sono... No, livello 16, non sono per niente overlivellati. Possiamo buttarli giù a suon di veleno spina senza problemi. No, non posso buttarlo giù a suon di veleno spina, perché veleno spina non fa niente di danni. Niente. Roserade è un Pokémon che mi ha sempre intrigato nel competitivo. Sapete perché? Semplicemente perché ha l'unico attacco speciale serio con il tecnico. Tecnico potenzia le mosse con 60 o meno di potenza del 50%, quindi è l'unico Pokémon che può avere intro forza con 90 di potenza. E voi immaginatevi intro forza fuoco. Intro forza fuoco è una mossa, per esempio Godel non riesce a buttare giù in un colpo Ferrothorn, perché ha il suo attacco speciale, però e gli fa un 80% di danni in media, perché il 60 di potenza è sempre 60. Mentre il nostro bellissimo e Roserade, con un intro forza fuoco a 90 di potenza, fa più danni, può anche avere l'assorbisfera, quindi è un Pokémon che mi ha sempre intrigato, forse lo userò. Chissà. Nel caso, questi allenatori non vale la pena affrontarli tutti, onestamente. Ma li affronteremo tutti per non... No, non li affronteremo tutti. Penso... Mi ha avvelenato, però io ho denti stretti, mi dispiace curarmi dopo essere stato avvelenato. Quindi direi che questo è tutto per questo episodio. Siamo andati ad esplorare il deserto. Abbiamo preso il nostro fossile, che contiene Cradily, che è un difensore speciale. Nel caso voleste prendere l'altro fossile, contiene Armaldo, che ha un attacco davvero niente male. Quindi questo è tutto. Come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e commentare con cosa volete vedere nella serie, quali Pokémon volete che usi e via dicendo. Continuando a dare un tocco di vista a Battling, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.